Erano 4 mesi, Maremma Cane, che il Palermo non vinceva fuori casa, vince 2-1 contro la Feralpisalò ed è cassa! Analisi perfetta, presa questa e presa anche la multipla! Maremma Cane si gode pizza e cena gratis per tutti stasera, dai, dai, dai! Dopo l'analisi che abbiamo fatto sulla Serie B, sui pronostici, ci siamo confrontati e nel gruppo Telegram, per chi non è ancora entrato, se vi fa piacere, lo trovate in bio su YouTube e su TikTok, abbiamo analizzato ed abbiamo portato a casa anche questa settimana una bella cena tranquilla del sabato sera. Ma prima di partire, tantissimi like, iscrivetevi tutti al canale di Burchiano, lo youtuber, il social maremmano, dove il calcio e il fantacalcio le trovate nel quotidiano, ma qui il campionato di Serie B è nostrano dal maremmano. Quindi, seguitemi su YouTube, seguitemi su TikTok, seguitemi su Instagram, Burchiano92, tre canali che vanno di pari passo. E il Palermo oggi vince una partita soffertissima contro una super, direi, Feralpisalò che non meritava la sconfitta. Va detto, va ribadito, io sono contento che abbiamo portato a casa, ragazzi, il sabato, la cena del sabato sera gratis e anche più di una cena. E vai. Però la Feralpisalò ha fatto un partitone. Nel primo tempo, grazie a Pigliacelli, grazie comunque a un Palermo che è stato fortunato, ho visto comunque, ecco, legni colpiti dalla Feralpi, ho visto salvataggi, ho visto un Palermo che ha sofferto tanto, ne è comunque la prova, i 27 tiri totali della Feralpisalò. Ma poi che succede nel calcio? Nel calcio succede che quando non la butti dentro e la squadra avversaria è una squadra di qualità, è una squadra che ha soluzioni, è una squadra che si è rinforzata tanto sul calciomercato di gennaio, come già abbiamo analizzato sul mio canale durante tutta la finestra di mercato e da come poi abbiamo studiato tutti insieme la rosa del Palermo, che succede? Succede che Ranocchia a inizio secondo tempo il Palermo aumenta di giri, aumenta a far girare palla, tiene pressione, la Feralpi un po' stanca, un po' meno lucida. Trova questo gol in mischia, diciamo, bello, Ranocchia con una stoccata di destro, collo destro proprio, la mette lì alla sinistra del portiere e poi il bellissimo gol di Soleri sull'imbeccata di Di Francesco, che bella azione manovrata, rientra poi Soleri di testa, trova un terzo tempo fantastico, questo giocatore che entra sempre in partita in maniera egregia, il figlioccio di Palermo, butta dentro il gol del 2-0 e poi alla fine arriva il gol meritato della Feralpi, che ripeto e ribadisco meritava di più sicuramente, però il Palermo porta a casa 3 punti importantissimi, la Feralpisalò ha sicuramente tempo e modo per rifarsi dalle prossime partite, che è una squadra che sta assolutamente in salute, recupererà dei giocatori importantissimi nello scacchiere tattico, ragazzi, mister Zaffaroni. Il Palermo dopo 4 mesi trova la vittoria fuori casa, è una vittoria importantissima perché lassù in Serie B vincono di fatto tutte, perché ha vinto ieri il Como, ha vinto oggi il Parma, ha vinto il Venezia, ha vinto il Palermo, no, la Cremonese è stata fermata in casa dalla Reggiana, ottimo punto della Reggiana a Cremona, grande la Reggiana. E ottimo punto direi anche del Cosenza a Modena, sì, sicuramente sono stati 2 pareggi importanti. Detto questo, portiamo a casa una bella sommettina, mi fa molto piacere, ditemi la vostra, cosa ne pensate? Il Palermo però è davvero una rosa molto importante e se la giocherà secondo me anche per una Serie A diretta. Stiamo capendo che in questo momento Parma, Como e Palermo forse hanno un qualcosa in più di tutte le altre, cioè il Parma sicuro. Sicuramente anche il Venezia e la Cremonese sono lì, però devo dire che come organico secondo me Parma, Como e Palermo possono avere, ecco, qualcosina in più. Certo è che la Cremonese e il Venezia saranno lì fino alla fine perché sono 2 squadre molto forti, 2 squadre ben rodate, ben allenate e sarà sicuramente una lotta vincente, poi non dimentichiamoci del Cittadella, del Catanzaro, dello stesso Modena che sono un po' più giù, ma sono squadre sicuramente che giocano bene al calcio. Qui da Burchiano, lo youtuber, il social maremmano, è tutto, ragazzi. Se volete un completino come questo, maglia da calcio, t-shirt, allenamento, tute, tutto qua sotto in descrizione su YouTube oppure nella biografia di TikTok e di Instagram. Per oggi è tutto. Olè, 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 olè. E il maremmano, il maremmano. Olè, 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 olè. Ale, 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 ale. Dai, yeah.